serve l'archivio di Pio Santostefano, serve a tante cose, serve a far emergere e far leggere dei testi belli e molto belli, magari in forma adattata perché all'origine erano assai difficili da gestire. Per esempio c'è questo libro che si chiama Terramatta di Vincenzo Rabito, che è un signore che scrisse alcune migliaia di fogli, 1027. 1027 fogli, battuti a macchina, separando ogni parola dall'altra con un punto e virgola, ma ogni tanto anche con altri segni di punteggiatura, e non si è mai capito perché. È un'autobiografia minuziosissima, dei primi ricordi di vita fino all'età adulta, scritta da quest'uomo 80 anni, uomo che si compra apposta con una macchina per scrivere. Sì, era il figlio che era studente universitario a Bologna e quindi aveva lasciato a casa questa Olivetti 22 e il padre appunto un giorno la vide e quasi analfabeta il padre, Vincenzo Rabito appunto, e incominciò a pestare In sui... questa scrittura la cosa interessante è, da un lato, che viene salvata la vita quotidiana, la vita qualsiasi, cosa che è interessante culturalmente, può anche avere degli scopi pratici. Se per esempio voi vi trovaste a lavorare sul set di un film ambientato nella Sicilia del 1922, questo libro di Rabito vi sarebbe utilissimo. Se no, per capire, non so, come funzionava il lavoro negli anni 'cento, che macchine da caffè si usavano nel 22, che macchinette da caffè si usavano nel 22, come ci si spostava, qual era l'orario delle giornate. È tutto diverso dall'oggi. Ci sono degli scopi pratici a cui questi documenti possono assolvere, ci sono degli scopi storici che possono servire a ricostruire momenti, eccetera, eccetera. Sono oggetto di studi di taglio sociologico e antropologico, come è giusto che sia, perché un archivio è vivo in quanto ci sono degli studenti che ci vanno e lo frequentano. Servono anche a far emergere una letteratura spesso scritta da persone di cultura andante o scarsa. Vincenzo Rabito ha scritto 1027 pagine analfabeta, che mi sembra come dire, un record da campionato, e viene fuori da queste storie una lingua italiana diversa da quella che è tradita dalla tradizione letteraria, spesso molto interessante, soprattutto perché la nostra lingua italiana è una lingua finta, una lingua che è basata sul fiorentino del 300 attraverso varie vicissitudini e trasformazioni, mentre c'è il dialetto da una parte e l'italiano delle cose concrete, l'italiano che sa nominare tutti gli strumenti che si usano in un salumificio, per citare quello che fosse uno dei primi testi pubblicati dall'archivio, per giunti, no, con anni giunti, se non ricordo male, e che ci riporta la memoria delle cose. È come andare in certi musei che ci sono sparsi per i paesi, i musei della cultura rurale, dove troviamo un'infinità di strumenti, ricordiamoci, diciamo, ma cosa ci servivano? Abbiamo perso molto. Questi testi ci aiutano a ritrovare questo. Allora, questa è e qui mi fermo, quindi la forbice nella quale siamo presi. Da un lato una continua celebrazione e archiviazione del più labile presente, dall'altro il bisogno di avere strumenti come l'archivio e quant'altro che conservino una memoria anche in realtà recente, 1, 2 generazioni fa, e che non lasciamo tagliare l'età è andata in buona parte perduta. Pensate alle fotografie, pensate alle foto di famiglia, alle foto della prima comunione, del primo giorno di scuola, quante informazioni contengono e quanto è facile che vadano disperse. Oltre all'archivio ci sono molte cose collaterali che gravitano intorno a questa esperienza, per esempio il museo, che viene chiamato Piccolo Museo, e di questo appunto volevo chiedere a Camillo Brezzi di parlare, ma anche un'esperienza digitale, impronte digitali, insieme alla team,
che appunto ha bisogno e necessita di sviluppo, ma anche l'utilizzo di progetti europei come Through the Memories. Quindi ci sono tantissimi, se voi frequentate il sito dell'Archivio dei Diari, leggete, ci sono pagine molto dettagliate che parlano di queste esperienze che Camillo Brezzi adesso ci accennerà e che sono estremamente interessanti e anche innovative. Noi appunto abbiamo iniziato negli anni Ottanta e negli anni Ottanta non c'era tutto quello scenario di cui ci ha parlato, cioè l'informatica non esisteva e col passare degli anni noi abbiamo avvertito l'esigenza di stare al passo dei tempi, diciamo così. E allora abbiamo lanciato questo progetto Impronte Digitali con l'aiuto della Fondazione Telecom Italia, della Regione Toscana, e abbiamo cominciato a digitalizzare tutti i diari. E oggi possiamo dire che l'abbiamo fatto, questo è un risultato certamente positivo. Perché digitalizzare? Beh, intanto per salvare il cartaceo, per fare in modo che si possano leggere più facilmente. Pieve Santo Stefano è un simpatico paesetto, però ecco, arrivarci non è la cosa più facile, e anche se, come ne ha ricordato, molti studiosi lo frequentano, molti studenti per tesi di laurea, per tesi di dottorato, perché naturalmente si trova la storia, si trova la vita quotidiana, si trovano le usanze, no? dai diari. Allora, con la digitalizzazione noi abbiamo fatto questo aspetto, però ci sono stati degli effetti collaterali che ci hanno spinto a fare qualche altra cosa. E proprio partendo dalla digitalizzazione ci è venuto in mente quello di costituire questo piccolo museo.